Allora, io entrerei a bomba nel tema della serata, che prosegue e va un passo avanti rispetto a tutto quello di cui abbiamo parlato nelle scorse 2 settimane. Abbiamo parlato di governatori dei segni, abbiamo parlato di pianeti in domicilio e pianeti in esilio, e poi nella lezione successiva abbiamo parlato di pianeti in esaltazione e di pianeti in caduta. E vi ho spiegato, vi avevo anticipato la settimana scorsa, che tutto questo ad un certo punto sarebbe risultato importante. Sarebbe stato importante sapere chi governa chi, chi è in domicilio in quale segno, chi è in esilio, chi è in caduta, ma soprattutto chi è in domicilio, cioè i governatori. Perché tutto questo? Perché c'è un governatore in particolare che è veramente importante, che è particolarmente significativo, tant'è che lo si definisce il governatore dell'intero tema di nascita. Ma facciamo un passo indietro. Abbiamo parlato dell'ascendente e ognuno di voi, grosso modo, sa qual è il proprio ascendente, ma se non lo sapete, vabbè, ovviamente si può calcolare un po' dappertutto, ma dalla fine del mese di marzo si potrà calcolare anche sul sito di Simon and the Stars. Comunque, ognuno di noi sa qual è il proprio ascendente e abbiamo già detto più volte che l'ascendente è il lato di noi che mostriamo soprattutto all'esterno, è la prima impressione che facciamo agli altri, è la maschera o l'abito con cui ci presentiamo all'esterno, è un po' l'interfaccia con cui dialoghiamo con il mondo circostante. Allora, l'ascendente cade in un determinato segno. Intanto facciamo un piccolissimo recap. Che cos'è l'ascendente? L'ascendente è il segno che sorge ad est, nel punto in cui al mattino sorge il sole, nel momento in cui nasciamo. E quindi, proprio perché è il segno che spunta ad est, nel punto dell'alba, rappresenta un po' il modo in cui noi veniamo al mondo, rappresenta un po' il modo in cui ci presentiamo, il modo in cui spuntiamo e ci facciamo vedere dagli altri. E quindi rappresenta tutto ciò che mettiamo in gioco nell'interazione con il mondo circostante. Per capire esattamente cos'è l'ascendente, immaginate di stare ad una festa e di vedere arrivare in una sala gremita una persona che apre una porta ed entra. La prima impressione che vi fa quella persona è ciò che esprime il suo ascendente. Se è una persona che comincia a parlare con tutti o che si mette in un angolo e studia la sala, se è una persona più chiusa o più aperta, il tipo di impressione, quella è l'ascendente, quindi è proprio esattamente l'impatto che facciamo sugli altri. Ed è non solo la maschera che indossiamo e ciò che mostriamo di più agli altri, ma è anche lo sguardo che noi abbiamo sul mondo, quindi è come se fosse un oblò. L'ascendente. Da un lato è quell'oblò che permette al mondo di guardare e di vedere una prima impressione di me, e dall'altra è l'oblò attraverso il quale io guardo il mondo. Per cui, se io ho l'ascendente leone, ciò che mostro in prima battuta come prima impressione è l'ascendente leone, quindi energico, segno di fuoco, accentratore, segno governato dal sole, e via dicendo. Ma allo stesso tempo anche io vedo il mondo attraverso gli occhi di un leone. E quindi l'ascendente in qualche modo è il filtro tra me e l'esterno, è il modo in cui gli altri vedono me e il modo in cui io vedo il resto del mondo. Allora, in questo discorso diventa particolarmente importante il governatore del segno all'ascendente ed è per questo che volevo che voi metteste a fuoco i vari governatori dei vari segni, perché il governatore o i governatori del segno all'ascendente sono i governatori dell'intero tema, sono veramente il pianeta guida di tutto il tema di nascita e adesso stasera li vedremo uno per uno. Per cui è un po' come se fosse il nostro portavoce, cioè quando io vado incontro al mondo, quando incontro persone nuove, quando mi butto in mezzo alla mischia, quando mostro me stesso in delle situazioni che non sono del tutto familiari, ciò che metto in gioco in primo luogo è proprio l'ascendente. E il governatore dell'ascendente è proprio il mio portavoce, il mio ambasciatore, è colui che va a parlare per mio conto, è colui che mi apre la strada.
E questo è particolarmente importante perché a questo punto non solo è importante sapere qual è il governatore dell'ascendente, ma poi è importante vedere nel tema di nascita dove è messo questo pianeta, in che casa sta, in che segno sta, che rapporti forma con il resto del tema, per cui tutto questo andrà approfondito. E tanto per farvi capire un po' il discorso, entriamo nel merito dei vari segni, tanto per capire il meccanismo. Chi ha l'ascendente Ariete avrà sicuramente un temperamento intraprendente, un temperamento energico, un temperamento combattivo, avrà il temperamento di qualcuno che si butta nelle situazioni anche in maniera immediata, talvolta frettolosa, e il suo governatore del tema sarà il governatore dell'Ariete e quindi Marte, per cui sicuramente la prima interfaccia con il mondo esterno è Marte. E quindi chi ha l'ascendente Ariete probabilmente vedrà il mondo come un'arena da conquistare, come un campo di battaglia nel quale sgomitare. E quando entra in delle situazioni nuove, il primo pianeta che si attiva è proprio Marte, pianeta della battaglia, pianeta dell'affermazione personale, pianeta della competizione, per cui chi ha l'ascendente Ariete tende ad essere molto competitivo, soprattutto in una situazione nuova, ha un po' quella mentalità di dire o sono io a sopraffarti o sei tu a sopraffare me, o sono io a conquistarti o tu conquisti me. E quindi Marte, per quella persona, a prescindere da quale sia il suo segno di nascita, a prescindere da quali siano gli altri elementi del tema, comunque Marte avrà un'importanza fondamentale. E quindi andremo a vedere in quale segno, in quale casa cade Marte, che rapporti forma con il tema, perché è come se chi ha l'ascendente Ariete avesse Marte come ambasciatore, avesse Marte come portavoce. Prima arriva Marte e poi arriva il resto del tema. Tant'è che certe volte, quando c'è un disallineamento tra l'ascendente e il segno, perché sono particolarmente diversi, sono i tipici casi in cui la prima impressione che una persona fa non corrisponde poi a quello che c'è dietro. Dice: cavolo, mi sembravi così combattivo, così intraprendente, così determinato, e poi dietro scopro un animo più fragile, più tenero, più sensibile, meno intraprendente. Ma perché? Proprio perché se l'ascendente è Ariete, il portavoce è Marte e quindi esprime una natura combattiva, ma non è detto che poi dietro quella maschera, dietro quel filtro ci sia una natura esattamente affine. E quindi per chi di voi avesse l'ascendente in Ariete è determinante. Innanzitutto Marte diventa una specie di nume tutelare del tema di nascita e di pianeta guida e poi diventa determinante anche capire nel tema in che segno sta, in che casa sta, che aspetti forma con il resto del tema, ma poi per chi ha l'ascendente Ariete diventano determinanti anche i transiti di Marte, perché essendo il governatore del tema sono particolarmente incisivi nel suo tema di nascita. Chi ha l'ascendente in Toro ha innanzitutto un atteggiamento molto più pacato. Per chi ha l'ascendente in Toro, il motto è chi va piano va sano e va lontano, per cui le cose richiedono il loro tempo, ma è bene attenderlo perché in realtà attendere il giusto tempo delle cose porta a dei risultati che durano poi nel tempo, per cui non è certamente uno che si butta, è sicuramente uno che si prende i suoi tempi, che finché non è sicuro del fatto suo non agisce o non parla o non si espone, ma che poi in qualche modo è sicuramente una presenza più costante. In quel caso il governatore del tema è il governatore del Toro e quindi è Venere. Per cui da un lato Venere è il pianeta dell'armonia, è il pianeta dei rapporti, per cui chi ha l'ascendente in Toro cerca di evitare lo scontro. Dall'altra Venere è il pianeta dei valori, è il pianeta anche dei soldi, per cui chi ha l'ascendente in Toro ha solitamente un senso molto forte del proprio valore e comunque sia delle proprie sicurezze, cerca di stabilire un'immagine forte, affidabile, solida, sicura, che duri nel tempo.
E quindi in quel caso, per chi ha l'ascendente in toro, diventa determinante capire dove sta Venere nel tema, in che segno, in che casa, e sono particolarmente importanti i transiti di Venere, proprio perché Venere è il suo ambasciatore. È Venere che entra in gioco prima di qualunque altro elemento del tema in tutta una serie di situazioni che toccano l'ascendente. Quali sono le situazioni che toccano l'ascendente? Sono le situazioni che potremmo definire di socialità generica, cioè quando io mi rapporto col partner in amore, non è l'ascendente che entra in gioco. Quando io esprimo la mia immagine professionale, non è l'ascendente che entra in gioco. L'ascendente entra in gioco quando apro la porta al corriere di Amazon. L'ascendente entra in gioco quando scendo a prendere la posta nella cassetta e incontro il vicino, cioè in tutte quelle situazioni in cui mi trovo di fronte alla socialità indifferenziata. Qual è il primo lato del mio carattere che tiro fuori? È quello dell'ascendente. E quindi immaginate nella vita di tutti i giorni quante situazioni si creano in cui metto proprio in ballo l'ascendente. Già oggi non si fa più, ma un tempo, quando c'era la SIP, quando c'era il telefono col filo, che tu non sapevi chi ti stava chiamando e dicevi pronto, senza sapere chi c'era dall'altra parte, sicuramente era l'ascendente che mettevi in gioco. Oggi vediamo chi ci chiama, sappiamo già che rapporto abbiamo con quella persona e quindi diciamo che sicuramente ci sono altri fattori che entrano in gioco, se è il miglior amico, se è il capo, se è il fidanzato, la fidanzata, ma all'epoca certamente nel dire pronto o nell'aprire al citofono senza sapere chi è l'ascendente che mettiamo in gioco. E qualcosa del genere poi riguarda un po' tutti i segni, ma procediamo alla carrellata. Se io ho l'ascendente in gemelli, il mio governatore del tema sarà Mercurio, il governatore dei gemelli. E quindi il mondo io lo vedrò come un enorme database di informazioni e più ne riesco a capire e meglio è. Per cui con un ascendente gemelli e con Mercurio come governatore del tema c'è una curiosità onnivora, c'è un desiderio di essere un po' ovunque, c'è una tendenza a conoscere tutti, c'è un'attitudine a stabilire relazioni, perché quella è la natura di Mercurio, che è il messaggero dello zodiaco. Quindi di solito chi ha l'ascendente in gemelli è super comunicativo. Ha la capacità di cogliere a colpo d'occhio le dinamiche tra le persone, ha la capacità di cogliere i fatti e raccontarli, ha una tendenza a cercare di voler fare mille cose e poi una maggiore difficoltà a portarle avanti, a coltivarle, a stare dietro a tutto, ma sicuramente c'è un atteggiamento curioso, c'è un atteggiamento aperto, comunicativo. E c'è una fortissima curiosità di base. Ma perché? Perché l'ascendente gemelli rende Mercurio il governatore del tema. Quindi chi ha l'ascendente in gemelli ha un rapporto intimo con Mercurio e lì diventa importante capire in che segno sta Mercurio nel tema, in che casa e che rapporti forma con il resto del tema. E qui già si crea una curiosità particolare. Perché? Perché Mercurio non si può mai allontanare dal segno solare. Mercurio può stare solo nello stesso segno del Sole, e quindi dico per dire, sono gemelli con Mercurio in gemelli, può stare nel segno accanto che viene prima e quindi sono gemelli con Mercurio in toro, o può stare nel segno dopo e quindi sono gemelli con Mercurio in cancro. Non può stare in altri posti. E solitamente la norma è che stia nello stesso segno del Sole, per cui gemelli con ascendente gemelli, natura comunicativa con Mercurio in un segno che è quello della comunicazione. Quando Mercurio sta in un segno diverso da quello del Sole, si crea una sorta di disallineamento di registro, cioè io sono in un certo modo, ma penso in un altro. Ed è il tipico caso del toro che è di per sé taciturno, ma che ha Mercurio nel segno accanto, che è Gemelli, che lo rende ipercomunicativo, lo rende anche un po'
ai limiti, ai confini del logorroico, ma sicuramente con grande capacità di comunicazione. Quindi, dal momento che Mercurio può stare soltanto attaccato al Sole, se ho l'ascendente in Gemelli, diventa determinante capire se ho Mercurio nello stesso segno solare o nel segno prima o nel segno dopo, perché da qua nascono grandi differenze. E tra l'altro, il Mercurio che viene prima o il Mercurio che viene dopo rispetto al Sole è un tema che ho affrontato in un articolo che si chiama Scopri che tipo di Mercurio hai. Per cui se l'avete perso, andatelo a recuperare perché c'è una grandissima differenza se Mercurio viene prima del Sole o se viene dopo. E adesso non mi allargo in questo tema, se no usciamo dal seminato, però per tutti può essere molto interessante andare a capire se Mercurio viene prima o dopo il Sole perché lo rende molto diverso nel funzionamento e soprattutto per chi ha l'ascendente Gemelli questo è fondamentale. Allora, andiamo avanti. Chi ha l'ascendente in Cancro ha un'indole protettiva, un'indole materna, il cancro è il segno del materno, ha un'indole certe volte un po' guardinga, perché il cancro è anche il segno del clan, della famiglia, per cui chi ha l'ascendente in cancro tende ad accogliere solamente le persone che sono meritevoli di essere accolte in casa, di essere accolte in famiglia, chi fa parte del clan, mentre invece può avere un atteggiamento un po' più guardingo nei confronti delle persone che non conosce, perché per il cancro gli affetti sono come un cerchio, per cui se ne fai parte stai dentro, se non ne fai parte stai fuori e rappresenti una potenziale minaccia per chi invece fa parte della tua famiglia. In questo caso è la Luna il pianeta governatore del tema, è la Luna l'ambasciatore, quello il portavoce che viene messo in gioco in prima battuta nell'interazione con gli altri. E quindi chi ha l'ascendente in cancro, qual è la prima interfaccia che mette in campo quando incontra una situazione nuova? È l'emotività, è l'intuito, per cui va di pancia, per cui certe situazioni lo attraggono, certe situazioni lo respingono. E anche quando la mente dice altro, di solito quella prima impressione tende poi ad essere fondata perché c'è un'enorme intuizione e c'è un'enorme sensibilità. Sensibilità che non significa piangere davanti al Titanic, sensibilità significa cogliere il vento che hai attorno, cogliere come tira l'aria, capire le persone che cosa comunicano a livello non verbale. E quindi chi ha l'ascendente Cancro da questo punto di vista ha una grandissima sensibilità. Tende ad avere un atteggiamento protettivo perché perché la Luna è il segno della casa, è il segno della famiglia, tende ad essere molto empatico. Chi ha l'ascendente Cancro, proprio perché mette la Luna in gioco come primo ambasciatore di sé, se tu gli piangi davanti, chi ha l'ascendente in Cancro piange appresso a te, anche se non ti conosce, perché la sua forma di comunicazione è emotiva e quindi tende a essere protettivo, tende a essere accogliente e tutto quello che riguarda il mondo della Luna. Ma perché? Magari il segno è tutt'altro, magari il segno è un Capricorno che è più rigido, magari il segno è la Vergine che è più logico, magari il segno è l'Acquario che è più pazzerello e imprevedibile, ma se l'ascendente è Cancro, il portavoce di tutto il sistema del tema di nascita è la Luna e quindi la prima interazione è emozionale, è emotiva. E passiamo all'ascendente in Leone, sicuramente accentratore, sicuramente con un forte senso del protagonismo, sicuramente un segno fisso. Se pensate al Sole, che è il governatore del Leone, il Sole sta nel cielo tutti i giorni e splende per tutti, per i giusti e per gli ingiusti, non fa differenze, però non tollera di essere messo in secondo piano, perché il Sole è il centro del sistema, è il centro del cielo, non tollera che accanto ci sia un altro Sole. Chi ha l'ascendente Leone, per certi versi, ha questa natura energica, inclusiva, generosa, dativa, cioè si dà
come se non ci fosse un domani, però non tollera di essere messo in secondo piano, non tollera che il suo protagonismo sia messo in questione, sia messo in discussione. Se volete avere un esempio di un ascendente leone, sono io, che sicuramente esprimo il fatto di cercare di esserci sempre, esprimo il desiderio di trasmettere energia, di trasmettere entusiasmo anche per le cose che mi piacciono, ma certamente mi incupisco poi se qualcuno, diciamo, che non mi riconosce quello che sento di meritare. Allora, l'ascendente in leone è proprio così. E perché è così? Perché il suo governatore è il sole, per cui chi ha l'ascendente in leone come governatore del tema, come ambasciatore, ha proprio il sole. Per cui immaginatevi proprio la scena. Cioè, chi ha l'ascendente in leone, in una situazione nuova, manda in avanscoperta il sole. Il sole è splendente, il sole è radioso, è la fonte di calore e di luce, ma sicuramente è unico, non tollera la presenza di altri soli attorno a sé. E quindi sicuramente è caloroso, sicuramente è capace di trasmettere entusiasmo, ma è anche un po' permaloso, è anche un po' accentratore. Certe volte tende a non vedere i propri difetti o comunque a andare un po' oltre quello che è il confine, è a volte anche un po' eccessivamente caloroso. Che uno dice: oh, ma chi te conosce? Invece l'ascendente leone tende a darsi come se fosse. Qualcuno dice anche i leoni hanno difetti, ma per carità, senz'altro, il leone certe volte è accecato dal proprio ego, l'ascendente leone certe volte è permaloso, certe volte, anche perché quando non si sente riconosciuto per quanto merita, per quanto sente di meritare, va all'opposto, quindi si chiude, quindi diventa rancoroso, diventa rabbioso, si sente incompreso, ha la sindrome del non considerato, per cui certamente non stiamo facendo qui una graduatoria dei meriti, perché ogni segno ha i suoi lati ombra e i suoi lati luce, non è questo. Però quello che voglio chiarirvi è che in base al vostro ascendente c'è un pianeta che diventa determinante rispetto a tutto il tema. E in questo caso, per chi ha l'ascendente leone, il pianeta ambasciatore è senz'altro il Sole. Passiamo avanti e passiamo alla Vergine. Per chi ha l'ascendente in Vergine, il mondo è un luogo da riordinare, da riorganizzare, è un luogo da migliorare risolvendo i problemi, aggiustando quello che non funziona al meglio. È una catena da riottimizzare, per cui la Vergine è il problem solver, è colui che si guarda attorno e dove vede che c'è una situazione che non funziona, la sua prima spinta è quella di andarla ad aggiustare. È il segno della logica, per cui chi ha l'ascendente in Vergine tende a mostrare comunque un atteggiamento logico verso il mondo. E il suo governatore è naturalmente Mercurio, lo stesso dei gemelli, per cui vale lo stesso discorso, cioè anche per la Vergine è fondamentale, anche per l'ascendente Vergine, capire in che segno sta Mercurio, che rapporti forma con il resto del tema e in che casa sta e tutta una serie di altre conseguenze. Ma anche in questo caso l'atteggiamento è mercuriale, per cui la prima impressione può essere logica, può essere mentale, può essere intellettiva, poi dopo uno magari dietro scopre un mondo che è tutto diverso, perché non è detto che l'ascendente poi corrisponda a ciò che c'è dentro all'edificio, è solamente la facciata. Ma anche in questo caso, e vado più veloce perché ne ho già parlato nei confronti di gemelli, se l'ascendente è Vergine, il governatore comunque è Mercurio e quindi diventa fondamentale da un lato l'impalcatura di Mercurio, in che segno sta, in che casa sta, che rapporti forma con il resto del tema, ma dall'altra saranno anche particolarmente importanti per me i transiti di Mercurio. È capace che io li senta in modo più forte e più incisivo degli altri. In particolare, quando c'è Mercurio retrogrado, che succede 3 volte l'anno e tende a sfasare un po' il ragionamento, il pensiero, la comunicazione, i contatti, i viaggi, eccetera, io invece,
quel transito retrogrado di Mercurio lo sentirò con l'ascendente Vergine particolarmente forte, perché mi sembrerà che il mondo impazzisca, mi sembrerà che la gente diventi illogica, mi sembrerà che gli appuntamenti saltino tutti, che le persone mi rimandino sempre un aspetto meno razionale e più vago, e quindi probabilmente quell'ascendente Vergine che tende a riorganizzare un mondo sfasato sarà più forte che mai quando Mercurio è retrogrado, perché è come se io avessi, diciamo, come obiettivo di riordinare una certa realtà, in quel momento la trovassi più caotica e più disordinata che mai. E siamo arrivati alla metà dello zodiaco. Passiamo alla seconda metà. Chi ha l'ascendente in bilancia, bilancia è il segno delle relazioni, il segno dell'armonia, dell'equilibrio, del desiderio di mettere tutti d'accordo per certi versi, per cui chi ha l'ascendente bilancia tende a guardare il mondo come un luogo in cui ricreare l'armonia. La mia prima reazione è proprio quella di spiegare ciò che li divide, di rimetterli insieme, di mediare, di fare da mediatore, di spiegare dov'è che non si stanno comprendendo. È un po' l'indole dell'agente matrimoniale, se vogliamo, cioè del cogliere le caratteristiche delle persone e metterle insieme. È comunque la tendenza a non scontentare nessuno, è la tendenza a trovare un punto d'incontro tra esigenze contrapposte. È chiaro che la bilancia è governata da Venere e quindi sarà Venere in questo caso, proprio come per il Toro, il pianeta governatore dell'intero tema. Sarà Venere l'ambasciatore, sarà Venere il pianeta che entra in gioco per primo nel momento in cui c'è un'interazione con una realtà che non conosco. E da questo punto di vista, chi ha l'ascendente in bilancia ha qualcosa in comune con chi ha l'ascendente in toro: la tendenza ad evitare lo scontro, la tendenza al non mettersi contro e al non creare degli urti. Il desiderio di ricreare l'armonia attorno a sé e tutte queste qualità che sono simili a chi ha l'ascendente in toro. Anche qui, appunto, da un lato questo è l'aspetto di me che mostro di più all'esterno, dall'altra è anche il mio sguardo sul mondo. Cioè, il mio sguardo sul mondo è comunque quello dello sguardo su un territorio dove l'importante è creare rapporti, dove l'importante è creare cooperazione, dove le cose si fanno in due, dove avere un socio è meglio che stare da soli, dove la qualità dei rapporti è fondamentale. E andiamo avanti e andiamo all'ascendente Scorpione. Qua veramente è tosta. Chi ha l'ascendente Scorpione normalmente svela le sue cose un po' per volta, ha normalmente un grande intuito a capire attorno a sé la nota stonata, la cosa che non torna, la bugia, la situazione poco chiara, ha una grande tendenza ad andare a fondo, a scavare, perché guarda il mondo proprio come un luogo da scoprire, da capire meglio, da approfondire. Capisce esattamente che l'apparenza, la superficie, non è altro che un pallido riflesso di quello che c'è più in profondità, per cui non si accontenta mai di una prima spiegazione, non si accontenta mai di una apparenza. Per chi ha l'ascendente in Scorpione, ciò che si vede è come il mondo dell'apparenza di Platone, ma la verità è più nel profondo, lì ci sono le idee, la superficie è solo un pallido riflesso, per cui scava, approfondisce e ha la tendenza a portare alla luce ciò che è sepolto sotto. In quel caso l'ascendente ha due governatori e saranno due gli ambasciatori del tema. Il primo è Marte. Per cui chi ha l'ascendente Scorpione ti comunica immediatamente, come sulle cabine dell'alto voltaggio della corrente elettrica, occhio a come mi tocchi, attenzione a come ti rapporti con me, perché ho comunque un'indole difensiva e se mi prendi dal lato sbagliato posso mordere, posso comunque attaccare, cioè non ho un, come dire, non sono morbido come un ascendente Toro, come un ascendente bilancia, ma so essere anche spinoso, so anche essere scomodo. Per
posso anche andarti a dire o a tirar fuori delle verità scomode, per cui non abbassare troppo la guardia con me. E questo è il lato Marte. Il lato Plutone, che è l'altro ambasciatore del tema, dice: occhio, perché io sono come una trivella, io scavo, per cui la mia aspirazione è andare in profondità, è andare dietro le tue maschere, è andare a scavare e vedere cosa c'è sotto. Per cui non mi dire una bugia, perché io proprio ho un radar, la sento e la sgamo subito. Perché il mio atteggiamento principale è diffidare dalle apparenze, diffidare da tutto ciò che sta in superficie. Quindi, nel caso dell'ascendente Scorpione, due sono i governatori del tema, uno è Marte, l'altro è Plutone, e diventa fondamentale andare a vedere come sono messi nel tema. Essendo due, diventa fondamentale anche vedere che rapporto formano l'uno con l'altro, e certe volte si trovano delle sorprese interessantissime, perché magari sono in rapporto forte l'uno con l'altro, sono nello stesso segno, sono nella stessa casa, hanno comunque anche un rapporto tra di loro. Sono i due ambasciatori dell'ascendente Scorpione. Passiamo avanti, passiamo a chi ha l'ascendente in Sagittario. In questo caso parliamo del segno dell'ottimismo, parliamo del segno dell'espansione, della capacità di vedere il bicchiere mezzo pieno, di espandersi, di infondere ottimismo, di guardare il mondo attraverso gli occhi della positività. Chi ha l'ascendente Sagittario tendenzialmente tende all'espansione, tende ad allargarsi, a conquistare ciò che ha attorno e guarda il mondo come se fosse un luna park dal quale attingere, tende a vedere sempre il lato buono delle cose. In questo caso è Giove il governatore del tema, e quindi è Giove che dovete andare a vedere in che segno e in che casa cade, perché sarà Giove a dire molto sul complesso di quel tema di nascita. E non solo, i transiti di Giove saranno particolarmente importanti per chi ha l'ascendente in Sagittario. I transiti assonanti, positivi, armonici di Giove saranno probabilmente ancora più amplificati nella loro potenzialità di espansione, mentre i transiti disarmonici saranno probabilmente più pressanti e più pesanti, proprio perché comunque Giove in quel tema rappresenta un punto fondamentale in quanto è il governatore del tema. Il fatto che sia Giove l'ambasciatore significa che solitamente chi ha l'ascendente in Sagittario tende immediatamente a mostrare un lato di grande apertura, tende a dare fiducia alle persone, tende a vedere sempre il buono nelle cose, certe volte anche abbassando troppo la guardia e quindi non vedendo alcuni segnali che dovrebbero insospettire, ma sicuramente è estremamente aperto ed è estremamente generoso ed estremamente inclusivo. Per un ascendente sagittario il motto è tutti dentro, non si sbatte la porta in faccia a nessuno viene chiusa la porta in faccia, perché comunque ce n'è per tutti. E infatti da questo punto di vista è molto diverso, è quasi antitetico, rispetto ad un ascendente in Capricorno. Capricorno, segno del realismo, del rigore, della regola, della definizione, della responsabilità, dell'attenzione. E qui invece il governatore del tema è Saturno. Per cui se l'ascendente Sagittario è governato da Giove dice tutti dentro, l'ascendente Capricorno, governato da Saturno, dice attenzione, solo chi ha il passaporto in regola passa, gli altri restano fuori, e quindi è molto più selettivo, è molto più rigoroso, è molto più analitico, è molto più responsabile, e normalmente il suo ambasciatore è proprio Saturno, per cui nei nuovi rapporti mostra un rigore, mostra una responsabilità, una definizione, a volte anche una rigidità o uno spirito giudicante, tutte caratteristiche di Saturno, che sono proprio sull'ascendente, quindi sono sulla facciata del palazzo, sono le prime a vedersi. Certe volte poi, quando dietro a questo ascendente Capricorno c'è un segno più morbido, una bilancia, un gemelli, un acquario, dopo questa prima impressione rigida, dopo questa prima impressione giudicante o di grande
responsabilità. Poi si vede che dietro invece c'è un'indole molto più bonaria, molto più aperta, molto più anche, se vogliamo, caciarona, ma la prima impressione è comunque l'impressione del Capricorno, perché l'ambasciatore, quello che va in avanscoperta per noi, il nostro portavoce, è Saturno. E quindi la prima interazione la fa Saturno, pianeta del rigore, pianeta della disciplina. Poi dopo arriva tutto il resto del tema. In questo caso diventa fondamentale capire dov'è Saturno nel tema, in che segno, in che casa, e sono naturalmente particolarmente significativi i transiti di Saturno. Poi chiaramente ci sono mille variabili rispetto al fatto che ci sono delle età della vita in cui poi l'ascendente diventa più visibile, diventa più forte, si afferma di più, perché essendo un po' come il nostro veicolo attraverso il quale il segno solare compie il suo viaggio nella vita, è chiaro che quando cresciamo e raggiungiamo una certa età, è come se il segno solare, cioè il nostro pilota, avesse preso una patente più evoluta, fosse più capace di manovrare il mezzo e di fargli esprimere la sua natura. Quando siamo più giovani, questo ascendente lo teniamo più trattenuto, lo freniamo un po', soprattutto quando dice cose molto diverse rispetto al nostro segno solare. Allora, questa età, per quanto mi riguarda, queste due età in cui l'ascendente fa uno scatto di avanzamento e quindi in cui il nostro pilota si sente più padrone della guida e quindi lo lascia esprimere di più, sono prima i 30 anni, 29-30, quando Saturno torna nella stessa posizione di nascita e ci consegna ad un nuovo giro di crescita, e poi i 41-42, quando si attraversa quello che è il vero portale di crescita della vita. Anche qui c'è un articolo che ho scritto al quale tengo tantissimo, che si chiama Il portale degli Anta, e racconta perché 42 anni è il perno attorno al quale gira un po' tutta la ruota della vita. Allora, chi ha l'ascendente Acquario ha chiaramente la natura, esprime nella interazione con gli altri, come prima impressione, darà la prima impressione dell'acquario, e quindi uno spirito libero, a volte un po' sfuggente, anticonformista, ribelle per natura, che ama fare le cose a modo suo, che detesta essere ingabbiato, e quindi apparirà un po' uccel di bosco, un po' sfuggente. Poi magari dietro invece c'è un tema di nascita che non è sfuggente per niente. Ma nel caso della prima impressione, gli ambasciatori che vanno a portare la parola in giro sono i governatori dell'Acquario, Saturno e Urano, soprattutto Urano, perché Saturno è il governatore in comune con il Capricorno. E dov'è che entra in gioco Saturno nell'acquario? Entra in gioco nel momento in cui, per esempio, l'acquario ha delle sue rigidità. L'ascendente acquario, se cerchi di convincerlo, di fargli cambiare idea, di costringerlo a pensare diversamente dal suo sistema di pensiero, si irrigidisce. Quella è la parte saturnina. Poi c'è la parte uraniana, che è quella che ti spiazza, che ti sorprende, che è capace di cambiare radicalmente approccio alla vita, che è capace di cambiare completamente look, di mostrarsi in modo completamente diverso, ma solo quando dice lui. E qua rientra in gioco Saturno. Ma se sei tu che provi a farlo cambiare, allora lì si arrocca, si irrigidisce e dice: io di me non cambierò mai niente. Quindi da un lato è perennemente proteso al cambiamento, se lo vuole lui, dall'altro è quindi anche imprevedibile, quindi anche a volte in apparenza sfuggente, ribelle, non si lascia ingabbiare, dall'altra però finché non ha deciso lui di cambiare, tiene il punto ad oltranza su quelli che sono i suoi punti fermi, e quello è il lato saturnino. In questo caso gli ambasciatori appunto saranno due. Uno è Urano, e quindi è il ribelle, Prometeo, il rivoluzionario, quello che è capace di far diventare il mondo cubico, quello per il quale nessun cambiamento è troppo audace, e l'altro invece è Saturno, che invece è la parte più rigorosa dell'acquario. Questo chiaramente riguarda
che ha l'ascendente acquario e quindi appare così imprevedibile, pazzerello, ribelle, anticonformista, inafferrabile, ma non è detto poi che a questo corrisponda, diciamo, una realtà ad una seconda impressione, perché parliamo di ascendenti e quindi parliamo della prima impressione che facciamo sugli altri. E arriviamo all'ultimo ascendente, che è l'ascendente in pesci. Pesci è il segno dell'immaginazione, è il segno del misticismo, è il segno della spiritualità più elevata, è l'ultimo segno dello zodiaco, quindi il meno terreno, il meno concreto, il meno materiale, ma quello più votato alla capacità di vedere il divino nel tessuto della natura, dell'umano. Per cui sicuramente chi ha l'ascendente in pesci potrebbe mostrare, dare come prima impressione l'impressione di essere un po' trasognato, di essere un po' a volte anche ascetico, di chiudersi, di essere una spugna emotiva. Chi ha l'ascendente in pesci, ancor più di quello che dicevamo dell'ascendente cancro, ha un'empatia pazzesca, è proprio una spugna che raccoglie gli stati d'animo circostanti, per cui sente tutto, per cui gli arriva di pancia. Se sta parlando con una persona che dice certe cose ma che ne sente altre di pancia, chi ha l'ascendente in pesci tendenzialmente entra in risonanza e si sente addosso i mali degli altri. È un segno governato, anche qui due governatori, Giove, che è il pianeta che lo porta ad andare un po' oltre la materialità e a guardare il mondo in un'angolatura diversa, ma soprattutto Nettuno, che è il pianeta della trascendenza, il pianeta della spiritualità, il pianeta del romanticismo inteso come l'Ottocento, è il pianeta della dissoluzione dei confini personali per abbracciare una dimensione più universale, e quindi chi ha l'ascendente pesci tende ad avere, ad esempio, poca corazza, tende a entrare in grande empatia proprio perché il suo governatore è Nettuno, che è il pianeta della fusione e della remissione dell'ego sull'altare di qualcosa di più alto, sull'altare di qualcosa di più importante, e quindi è sacrificale per certi aspetti, per cui tende a non saper mettere confini, a non saper mettere barriere, cosa che è tipica anche dell'ascendente sagittario, anch'esso governato da Giove. Essendo Giove inclusivo, l'ascendente in sagittario e l'ascendente in pesci tipicamente fanno fatica a mettere confini, laddove invece l'ascendente capricorno, che è governato da Saturno, ha una certa facilità a dire alto là, oltre questa soglia non puoi passare finché non ti dico io di farlo. Nel caso dell'ascendente in pesci diventa fondamentale vedere nel tema dove stanno Giove e Nettuno, perché sono i suoi due governatori, ma tra i due secondo me è più importante capire dov'è Nettuno, anche perché siccome i pesci sono un po' anche il segno dell'immaginazione, sono il segno della fantasia, il segno della fuga dalla realtà per certi aspetti, cioè sono il segno. Ognuno di noi ha dentro di sé almeno un elemento in pesci, e l'elemento pesci presente nel tema di nascita di ognuno di noi rappresenta da un lato l'immaginario e dall'altro l'aspirazione a fuggire dalla realtà e ad elevarsi, per cui rappresentano l'immaginario. Il segno e la casa in cui sta Nettuno, per chi ha l'ascendente in pesci, racconterà anche il colore, le caratteristiche, le modalità in cui si esprime la sua fantasia e la sua immaginazione. Quindi oggi alla fine abbiamo parlato di tantissime cose, perché abbiamo riattraversato i 12 ascendenti, li abbiamo analizzati attraverso i loro governatori, dicendo tre cose fondamentalmente. La prima, che l'ascendente è la nostra interfaccia con l'esterno, per cui è la prima impressione che diamo all'esterno, ma è anche la prima impressione che il mondo esterno fa a noi. Quindi che lato di me mostro agli altri e cosa mi aspetto di trovare nel mondo. Secondo, che in questa natura dell'ascendente di membrana tra me e gli altri, di interfaccia, di scambio tra me e il mondo circostante, diventa fondamentale il pianeta che governa l'ascendente, o i pianeti, nel caso siano due, che governano l'ascendente, perché quel pianeta lì sarà il mio ambasciatore, quel pianeta lì sarà il mio portavoce. Ogni volta che io mi trovo dinanzi ad una situazione che non conosco,
ad una situazione nuova, dalle più insignificanti e quotidiane alle più importanti, quel pianeta lì porterà la mia voce, sarà il primo a entrare in relazione con gli altri. E quindi se ho un ascendente Ariete sarà Marte, se ho un ascendente in Toro sarà Venere e via così. Il terzo, che proprio perché questo pianeta è così importante, diventa il governatore dell'intero tema. Diventa per certi versi il nume tutelare e l'attore più importante dell'intera rappresentazione teatrale del tema, per cui diventa importante sapere chi è, sapere in che segno cade, in che casa cade, che aspetti forma con il resto del tema e sono anche molto importanti poi i suoi transiti. Mese dopo mese, anno dopo anno, diventa importante seguire i transiti di quel pianeta lì. Allora ragazzi, anche stasera abbiamo parlato di tantissime cose, io spero che vi siate divertiti, la scuoletta di astrologia torna la settimana prossima, io vi ringrazio come al solito, le ultime raccomandazioni prima di chiudere, se siete capitati qui per caso, seguite il canale di YouTube, iscrivetevi, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati e noi ci vediamo domenica prossima con l'oroscopo settimanale. Un bacio a tutti, grazie.